Ciao a tutti amici degli anni Ottanta, siamo nuovamente in diretta. Stasera avremo ospite con noi Guimar Serina. Tanto inizieranno a arrivare un po' di persone. Adesso invitiamo subito. Tanto saluto tutti quelli che stanno partecipando. Saluto Diana, Sabri, Mario Saria, insomma, tutti quelli che stanno arrivando. Ciao carissimo, Ciao! tutto bene? Bene, siamo puntuali, per una volta siamo puntuali. Puntualissimi, caspita. Mi sono fatta tutta la tangenziale per arrivare in tempo. No, ma sono No, puntualissima. anch'io ho finito di lavorare da poco, per cui purtroppo bisogna lavorare, oltre alla passione degli anni Ottanta. Infatti. Allora, siamo qua per parlare un po' in generale di anni 80 di musica, ma anche dell'evento che ci vedrà coinvolti ad agosto. Oh, caspita. Giusto? Giusto, che Prima meraviglia. di tutto una cosa, io non so pronunciare il tuo nome. Guiomar. Guiomar. Guiomar, Oh, sì. è Come perché... se fosse con la H. Ok, perché per fare non fare figuracce. Esatto, come esatto. Tu arrivi dal Brasile, giusto? Sì, io sono nata in Brasile da genitori italiani. Ah, Entrambi i genitori. ok. Ah, ok. Vabbè, ma sì. Però ti hanno dato un nome latino. Guarda, il nome originale doveva essere Serena Serina e basta. Ah. Però nella cittadina in cui sono nata non hanno Sì. accettato perché hanno detto no, è troppo straniero. Poi a quei tempi, figurati, ti parlo di 65 anni fa. Ah, aspetta, ho rivelato la mia età. Va bene. Ma lo sanno tutti. Allora, intanto vedo che si sta popolando di amici, i nostri amici degli anni Ottanta che ci seguono sempre con piacere. Io Meraviglia. poi mi sono andato a rileggere un attimo la biografia perché poi sempre onde evitare figuracce quando uno fa delle domande così. Io ho visto proprio che tu con i Cavalieri del Re siete partiti proprio agli albori degli anni Ottanta, quindi nell'81. 81, esatto. Ma com'è nata quest'idea poi? Perché era un'idea anche. Guarda, è nato tutto da Riccardo Zara, perché lui già come autore e compositore aveva già fatto tante cose negli anni 70, aveva fatto collaborazioni varie, anche con il Dick Dick, ha fatto diversi pezzi, tra cui Viaggio di un poeta, che Ma non so. infatti gli arrangiamenti dei Cavalieri del Re non erano poi semplice canzoncine, un po' come potrei mettervi da parte agli Oliver Onions. Ecco, diciamo che infatti anche loro hanno fatto tante cose proprio in quel periodo lì, anche come cartoni, no? Sì, era un sound non prettamente di musica per bambini, poi. No, infatti è stato un periodo che diversi hanno fatto proprio con questo approccio alla musica e non alla canzoncina per bambini. Sì, anche perché forse uno non ci capitava dentro, ecco, è diverso che magari adesso uno parte con un progetto ben definito, invece ai temi. Nicola Volpe, metti di squallo, mi sa di no. Intanto salutiamo Child in the 80s, alias Angelo, che poi Ciao sicuramente carissimo verrà a Angelo, trovarci a Retromania 80, che lo sto obbligando. sarò felicissima di incontrarvi tutti. E, però sì, diciamo che il sound c'era una costruzione, però quello che non so come funzionava, com'è che eravate voi a proporre i brani per i cartoni animati, vi chiedevano. No, no. La prima volta è stato Riccardo che ha inviato una cassetta, un provino che ha fatto lui, Sì. non era Re Artù ancora, Ah. e era Vicky il Vichingo, Ah, perché lui ok. aveva letto su TV Sorrisi che c'era questa ondata di cartoni, eccetera. Ha detto, ma visto che ha già fatto Lessi, ha già fatto Bubinda,
aveva già fatto Rin Tin Tin e altre collaborazioni, ha detto perché no, provo. E ha inviato. Alla RCA hanno accettato, però hanno detto, Arika, non va bene perché Vikingo esiste già, quindi se puoi cambia il testo per La spada di King Arthur. E No, così ok. è nato La spada di King Arthur, che poi... Massimi 1982 dice una cosa bellissima. Siamo cresciuti sani e speranzosi. In effetti, sì, diciamo Sì. che il momento del cartone animato anche per me era sacro. Cioè, tu sapevi che dopo la scuola, il pomeriggio c'era che poi fosse la Rai o Mediaset, la Rai prima, diciamo, e Mediaset dopo, Esatto. a fare questi programmi dedicati al mondo dei bambini. È una cosa che purtroppo nel tempo è scomparsa. Insomma, diciamo che, come dico io, non è che poi, sai, si pensa sempre si è peggiorato, si è migliorato. Sono cambiati i tempi, sarebbe Sono come... cambiati anche i giovani di oggi, sono cambiati, cioè c'è tutta un'evoluzione. Certo, non si può certo dire che siano brutti anche quelli di oggi, perché c'è tanta roba No, no. bella anche in giro. Cartoni animati sono dei cartoni animati mo molto divertenti anche oggi. Io con mio figlio mi tocca guardare delle cose assurde, però diciamo che io ero più legato ai cartoni animati giapponesi, diciamo. Ecco. E infatti la cosa incredibile è che magari a differenza da oggi allora, che abbiamo oggi, abbiamo tutto questo digitale che ci permette anche di rivedere i cartoni animati di una Sì. volta, fortunatamente li stanno rimettendo su tutte le piattaforme da Netflix, Esatto. ad Amazon, a Rai Più, insomma Disney Plus, insomma sono tanti canali. Però la differenza fondamentale tra oggi e ieri è che allora si vendevano i dischi. Cioè, Sì, allora si vendevano i dischi, adesso è tutto in streaming e si può. possiamo dirlo, nel 1982 Lady Oscar ha venduto quasi 1 milione di copie. Esatto, qualcuno dice 5 milioni, ma non è vero. Non si sa. Magari forse Ah, può avere il però. disco d'oro, no? Perché allora il disco d'oro era 1 milione di copie. Era 1 milione, non siamo arrivati a 1 milione in quel periodo. Oggi Comunque già un bellissimo mi traguardo. pare che oggi il disco d'oro sia 25-30 mila copie, quindi roba Ah, ridicola. è ridicolo, infatti, per arrivare a quello. Noi quello quasi 1 milione, poi altri 200.000, 300.000. Ma quanto vi impegnava a costruire una canzone così? Guarda, a volte spesso veniva richiesto appunto dalla RCA, perché non è che solo il primo pezzo che l'aveva fatto Riccardo in quel modo lì. Dopodiché, noi avendo lo studio e potendo registrare tutto, Riccardo con la sua grande mente, poi faceva un po' di tutto, anche suonava, arrangiava, creava testo, musica e tutto, e quindi eravamo velocissimi nella consegna. Per Ah. Diciamo cui loro contavano molto anche su che questo. era un prodotto familiare poi. Esatto. Avendo anche chi cantava e tutto, tutto qui, tutto insieme, no? Si poteva fare in Intanto 2 o 3 giorni. saluto Luca Bergamaschi Complimenti. che lavora per Striscia la Notizia. Luca, wow, Striscia la Lui Notizia, era un mamma mia, quante bambino allora, storie, eh. quanta storia, ho dei ricordi troppo grandi, troppo forti, troppo... Ma e poi il successo comunque è durato tutti gli anni 80, tutta la decade 80. Sì, Perché tutta, io mi oddio. ricordo, io adoravo Yattaman, per Yatman, anche a me dire. piace tantissimo. Vabbè, Io mi sono divertita un l'uomo tipo. mondo a cantarla, guarda. L'uomo tigre, assolutamente, Gigi la Trottola, adesso sto Bravissimo, sbirciando perché poi mi Devilman. dimentico. Devilman, cioè, Sì. tante che si ricordano tutti, perché poi i 45 giri era un oggetto che tutti compravamo ai tempi. E poi cos'è successo alla fine degli anni Sì, zio, 80? sì. Sono fatto. Ma già prima, alla fine degli anni 80, 85, per ragioni
sia familiari che non, anche di diritti che la Ricciha non aveva più per le canzoni, Ah. tutto assimilato da Mediaset, ma diciamo che il peso grande, spiacente, ma devo dire, è proprio un discorso, diciamo, familiare. Non si poteva più andare avanti al periodo. Per cui nel 85, e lì c'è quello che tutti quanti mi chiedono: ma come mai? '85 Riccardo mi ha chiesto: ma Ghio, come finiamo per finire in bellezza? Siccome io amo molto i Beatles e anche lui, io le facciamo Beatles. No, sei pazzo! Ho detto: no, no, non sono pazzo. Sei in grado di realizzare, fare. E così lui ha realizzato la versione per far conoscere anche ai giovani, ai bambini, i Beatles. E abbiamo fatto c'era una volta i Beatles con circa 20 brani, che se si analizza tanto bene i testi, sono quasi una autobiografia di Riccardo Ah, bello. in tanti pezzi. C'è la traduzione. No, è una cosa bella che mi piace dire, perché veramente io ho messo tanto cuore in questa regione, e anche Riccardo ci Ma tiene molto. tu ai tempi, oltre a cantare le canzoni, li guardavi i cartoni animati oppure no? Guarda, solo alcuni, perché io sono, avendo avuto mia figlia piccola, che seguiva più cartoni Disney, Sì. non tanto quelli giapponesi, ho seguito molto quelli, però una volta qui lei li seguiva anche, però io avevo un poco di tempo per farlo, perché Beh, si chiaro. stava in studio 8 ore, a volte anche 12, no? Allora, Perché oltre a... c'è una domanda di Angelo che dice: l'altro giorno ho pubblicato Coccinella cantata da te. Mi hanno fatto notare che l'unica vostra canzone non scritta da Riccardo. Ricordi qualcosa al riguardo? Che mi ricordo, è stato chiesto dalla RCA se Riccardo ci stava ad arrangiare e far cantare a noi. Lui ben contento, perché anche a lui è piaciuto il brano, e ben volentieri l'ha inserito nel nostro repertorio, e anche ed è stato, guarda, devo dire, ultimamente me la chiedono spessissimo, cioè rivalutatissima Coccinella, proprio come brano, come impronta Ok. musicale. È molto Poi piacevole. diciamo che allora ti sento un po' male adesso. Mi sa che Ah. c'è qualche problema di connessione. Non so se mio o tuo. Allora, vediamo se. Ecco, sei tornata. Senti, sì. No, dicevo, poi dopo, Meglio? fortunatamente, diciamo che. Sì, diciamo che poi gli anni 80 Tornata? sicuramente è un periodo. Sì, ti sento. No, dicevo che poi gli anni 80 hanno continuato a vivere negli anni, diciamo, un po' Ah, perché quei bene. bambini sono Che diventati grandi e quindi si sono creati festival, reunion, concerti, così. Cosa hai provato quando la gente cioè, non so, ti rincontravi che erano bambini? Da bambini incontravi adulti? Ah, Non ti guarda, senti? è Ecco. stato veramente emozionante vedere come... Mi senti? Mi Adesso sì. senti adesso? Adesso sì. C'è Oddio, c'è proprio... Ah. poca Sì, connessione, forse. ok. Molto, molto emozionante. È stato... No, non senti? Sì, Mai sì. questa connessione. Così. Forse... Ok, Mi adesso ti senti? senti. Sì. Sì, O no? Mi senti? ti sento benissimo. Sì. Ah, ok. Quindi veramente una grandissima emozione. È stato piacevole vedere che dopo tantissimi anni,
già nel 2006, quando ci siamo riuniti per fare Luca Comics, stato veramente grandioso. Ma anche prima ricevevamo sempre lettere dei fans e tutto, Sì. quindi è stato veramente bello. Ma che mu abbiamo fatto anche, cos'era, 2000, credo, forse. Ma beh, infatti qua arriviamo al Qualcosina fatto ancora che abbiamo fatto, infatti c'è stato anche un incontro con i fans in cascina. Sì, mi arriva l'audio dopo. Allora, dicevo, adesso ci ritroveremo. No, davvero? Non c'è più, ti non ci sento, ma sono più. in ritardo. Ah, caspita. Ok, non so come Ah, mai. chissà Allora, perché dicevo, non è mai il successo. 15 agosto Cosa? l'appuntamento Non lo so. sarà a Grotta Mare per Retromania 80, insieme al buon Zappo che organizza da anni questo evento, e ti esibirai con le due band, giusto? Non ti sento. Con la mia band, i Misfits, Sì? Non ti sento, non forse. mi senti? Aspetta Adesso che sì. provo a cambiare postazione, vediamo. Sì. Ok, Adesso va meglio? adesso va bene. Mi sono messa vicino al wifi. Sì, tengo in mano. La tecnologia Sì, non ci ha mica. infatti. Sì. Sono Arrivi, felicissima perché perché è la seconda arriva il tuo volta. audio in ritardo. Non c'è. Mi senti bene? Allora, proviamo a sconnettere e riconnettere, dai. Caspita, io Aspetta, non lo so come mai, mai è successo. Ok. ok. No? Arriva in ritardo. Provo Allora, a spegnere io penso. e a rinvitarti un attimo. Allora, purtroppo la tecnologia non c'è mai amica a quest'ora. Allora, rinvitiamo. Vediamo. Tanto saluto ancora Com'è? tutti gli amici. Oh, eccoci. Dicevo, C'è? parlavamo del live a Retromania 80. Non so. Sì, infatti, sono felice che Zap mi abbia. Non si sente Adesso sì, Antonina, cosa sta sempre un po' succedendo? in ritardo, ma si Sì. sente. Ecco, sono felicissima che mi abbiano invitata per la seconda volta a Retromania. È stato carinissimo e mi presenterò con la band Misfits Cartoon, con i quali avevo già tre, no? Spettacoli abbiamo fatto Allora, insieme. quest'anno parliamo che poi, visto che il problema dell'emergenza E Covid, sono, che dico, emozionatissima e ora. con l'emergenza Covid bisognerà prenotare il biglietto. Quindi se andate sulla pagina di Retromania 80 o anche sul no nostro sito degli anni80.com, troverete le indicazioni per prenotare il vostro biglietto, perché purtroppo gli ingressi saranno limitati proprio per il discorso della sicurezza Covid. Intanto Guiomar l'abbiamo persa. Allora, devi cambiare le linee internet, mi sa. Sta facendo gli scherzi questo video. Sì. Aspetta, esco e poi entro Sì, di dai. nuovo. Ce la possiamo fare. Allora, intanto vi dicevo questa cosa qua, che se volete partecipare a Retromania 80, di andare sulla pagina degli anni80.com oppure sulla pagina Facebook di Retromania 80, lì troverete tutte le indicazioni per prendere il vostro biglietto.
Allora, sì, Diana, ti consiglio di andare fuori dalla terra alla terrazza. Prova fuori terrazza e Potrebbe dimmi, essere, ma Diana, fammi non in mezzo alla strada, sapere. non voglio averti sulla coscienza. Allora, guarda che. No, Oh, no, no, sono anche perché contenta, così c'è anche più sono molto luce, fiero. Oh, eh. Ok, dicevo. sì, è vero, qua è Davo bellissimo, insomma, ci sono l'indicazione parecchi. per accaparrarsi di biglietto, perché non sono poi tantissimi, parliamo solo di 200 biglietti per quella sera. Esatto, e quindi bisogna prenotare, Quest'anno purtroppo è così. lì è così, bisogna stare attenti, infatti, Se dobbiamo avete. rispettare le Anche se distanze. avete l'occasione, è un'ottima occasione per visitare Grotta a Mare, che si trova nelle Marche, da parte di San Benedetto del Tronto, che è un bellissimo paesino, sia mare ma anche il centro storico. Quindi Sì, molto, molto. si può fare Molto bello, festival bello. e mare. Visto E che mare, abbiamo la sì. connessione un po' così, ti faccio un'ultima domanda: ma hai desiderio ancora di registrare qualcosa di nuovo? Un disco? Sicuro, certo. Ah, Perché no? allora magari facciamo un invito a chi vuole bussare, che magari è l'occasione per fare. Ma L'occasione. cosa ti piacerebbe cantare, però? Ah, guarda, io sono disponibile a fare diverse cose, sia per quanto riguarda i cartoni che non. Però devo stare un passo alla volta, ecco. Ah, come Un passo chiede alla volta. Lia, quando sarai in Lombardia o Veneto? Segui le nostre pagine, pagina di Diana Yen, la mia manager e la mia, e man mano verrà comunicato Allora, quando approfittiamo avrò qualche che c'è un po' di informazione. gente collegata. Se vogliono fare domande, diamo libertà di farti le domande che vogliono, giusto? Giusto. Vediamo se chiedono qualcosa, magari un po' di particolare. Parlavamo anche, l'anno scorso è stato molto bello Retromani 80, io non ero mai stato e è un bellissimo festival, Non secondo me, privarmi di un viaggio di perché fede. racchiude tanti appassionati del periodo. Non ti sento più. Sì, veramente molto, molto piacevole, molto ben arrivato. Sì, ma oltretutto, cioè, anche la. Sentite Ti sento, la. vai e viene, ok. Sta connessione. Niente, diamo l'appuntamento al 15 agosto a questo punto. Perfetto, Dicevo, diamo. diamo l'appuntamento. Dai pure tu l'appuntamento ai nostri amici per agosto. Oddio, peccato. Osto a Grotta Mare con i Misfits ci sarò alla Retromania 80. Vi aspetto numerosi per cantare Ok, insieme a noi. ci vediamo il Ok. 15, grazie per tutto Vediamo il 15. e buoni anni 80 a tutti. Buoni anni 80 a tutti. Un tuffo nel passato. Manca nel presente. Ti Per saluto. ricordare cose belle. Ciao, 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 grazie. ciao.